Am I wasting all my time chasing innocence? Bella Regas, oggi sono a Monaco di Baviera, in Germania. Città della simpatia. No, Monaco non è la città della simpatia. Comunque sono ancora in terra tedesca e stasera sono qua per andare a vedere il Persistence Tour, che di solito non è un tour che mi gasa parecchio, ma quest'anno la line-up non è per nulla male. Infatti ci suoneranno i Gorilla Biscuits, H2O, Street Dogs, Agnostic Front. E quindi un cazzo, visto che avevo questi giorni in cui, come stai vedendo dal vlog, sono in giro per l'Europa a caffeggiare, sono venuto qua in Baviera a vedermi sto festival. Ma prima di tutto ti faccio fare il solito tour della stanza. Oggi sono in ostello e mi è andata alla grande. Infatti oggi è tipo martedì di gennaio e credo che stagione più bassa non ci potrebbe essere. Sono al Wombat Hostel e ho una stanza da 6 tutta per me. Infatti mega lusso, 18 euro a notte, flexo. Allora, questo qua è il mio letto, questo è il resto della stanza, come vedi letti vuoti, e il bagno è di qua. Ciao bagno. E qui c'è la finestra che, come quasi tutte le finestre del mondo, dà su una strada. Ma che vlog sarebbe senza l'assaggio di una bibita locale? E quindi qua per voi sono ad assaggiare, come vedi un po' l'ho già bevuta, la Schwip. Schwab vero, io sto ridendo da solo come un deficiente, che sarebbe una di queste cose che vanno in Germania tipo aranciata mischiata a Coca-Cola, che in Germania piace così tanto fare i miscugli che fanno le bibite proprio mischiando due bibite. E quindi se vi piace la Coca-Cola con dentro l'aranciata, la Schwab Schwab Zero credo che sia quella che faccia per voi. Prosit. Hai presente quando eri bambino ed eri tipo al ristorante con i tuoi genitori? Per non farti cagare il cazzo ti facevano fare il miscuglio di roba nei bicchieri e te ci mettevi un po' dentro tutto quello che trovavi sul tavolo? Capito di cosa sto parlando, vero? Tanto l'avremmo fatto tutti da bambini. Insomma, la Schwab Schwab Zero sa di quel miscuglio. Anche il colore è lo stesso. Ma ora basta e andiamo al concerto. The time in my life when I should have known better. Never wasted all these years. Allora, il locale è circa un'oretta a piedi dall'ostello e me la sto facendo a piedi, tipo come al solito. E se vedi, qua ha anche nevicato negli scorsi giorni, e infatti è un freddo bastardo. E come dicevo appunto, il locale è il backstage qua a Monaco, e se sei stato a Monaco probabilmente lo conoscerai. Locale storico che al suo interno ha tipo due o tre venue a seconda della capienza, ed è un posto sì grande però allo stesso tempo anche molto molto figo, dove vedere concerti, gestito in maniera piuttosto regas. Adesso sono qua un po' in anticipo, sono le 5 meno 10 e le porte aprono le 5 e mezzo, sono venuto per tempo e così adesso entro. E poi andiamo subito al merch perché ho parecchia roba da prendermi. E porca puttana, in 2 miliardi mi avete chiesto il merch dei Gorilla Biscuits. Io ragazzi, questo è tutto il bagaglio che ho. E quindi ragazzi, riesco a prendermi la roba solo per me. Allora ragazzi, siccome dentro il locale non si capiva assolutamente un cazzo, che c'era rumore di fondo, sono qua a casa prima di montare il video e quindi ti metto la clip e ti faccio il commento band per band. Iniziamo dai This Means Wars. Che anche se non mi sono piaciuti, sono talmente grossi da farmi paura, quindi non ne voglio assolutamente parlare male, e quindi vi dirò che sono la miglior band che abbia visto in vita mia. Continuiamo con i Cutthroat. Loro invece già li conoscevo, come gruppo di prima vengono da Los Angeles, fanno quell'hardcore americano maraglio che quando li vedi dal vivo, sì, sono carini, però non esiste mai che me li vado ad ascoltare in disco. Però lo show, a dire la verità, mi è anche piaciuto. Poi ci sono i Wisdom in Chains.
che sono la band giovane per eccellenza, o meglio, tutti hanno la concezione che sia una band un po' di nuova generazione, ma loro sono in giro da 20 anni almeno, però vengono leggermente dopo dalle classiche band del New York hardcore. Loro li ho visti diverse volte dal vivo e dai, sono sempre fighi da vedere, per fan di Sick of It All, diciamo, bella. Billy Baio, e sto dicendo Billy Baio, non Billy Ballo. Billy Baio è il chitarrista di Biohazard e la cosa più inquietante è il fatto che lui canti nel gruppo, però suoni anche la chitarra. Però non è che canta con un asta del microfono, canta con un microfono come quello che aveva Ambra Angiolini ai tempi di quella canzone che probabilmente conoscete tutti. Com'è che faceva quella canzone di Ambra? T'appartengo, la canzone di Ambra, ecco, l'ho anche trovata, guarda. Tipo, che figata è sta canzone di Ambra, veramente, altro che Billy Baio. Comunque, che cazzo stavo dicendo? Ah sì, c'ha quel microfono e se ne va in giro per il palco col microfono stile Ambra Angiolini. E non mi piace, non lo so, dai, una maragliata, però bella lì, kippabile. Poi gli H2O, che sapete benissimo che io sono un grande fan degli H2O. Hanno fatto uno show proprio da festival e loro ci vanno proprio a nozze a fare lo show da festival, perché avranno suonato in tutto, cazzo ne so, mezz'ora a dirla lunga e con un po' di discorsi messi lì in mezzo. Dai ragazzi, lo sappiamo tutti che gli H2O non hanno assolutamente più voglia di suonare, però anche se fanno 5 canzoni le fanno per bene e quindi prendi e porta a casa e poi c'è nel merch figo. Dopo è stata l'ora degli Street Dogs. Street Dogs sono un gruppo che mi ripropongo spesso di ascoltare di più, ma poi alla fine non lo faccio. Cioè, quando li becco dal vivo mi piacciono anche, parecchio, e so che le canzoni sono fighe, però non c'ho mai tutta sta voglia di mettermi a approfondire gli Street Dogs. Però quando suono dal vivo me li roccheggio. Poi rega, si è toccato agli Agnostic Front. Fatto la loro porca figura. Il teatrino è sempre il solito. Fortunatamente a Monaco, nonostante sia la patria dei nazi, non c'erano i nazi. Quindi, no, sto dicendo la patria dei nazi non perché quelli di Monaco sono dei nazi, ma perché il partito nacque in quella città lì. E dai, adesso mi sto mettendo in discorsi spinosi. Comunque è stato un concerto figo quello di Agnostic Front, mi sono divertito. E poi ragazzi, Gorilla Biscuits, che cazzo gli vuol dire Gorilla Biscuits? È un gruppo che non fa un'uscita da più di 30 anni. Hanno fatto un EP e un disco sulla fine degli anni 90 e ancora riescono a essere una band perfetta. Questo sa significare che a volte è meglio rimanere fermi sul passato che far roba nuova che poi non piacerà a nessuno. Non so, dal vivo mi sono piaciuti a me e sono piaciuti a tutti e probabilmente piacciono a tutti. E poi c'è il merch più figo del mondo. E quindi adesso merch report. Ammetto che ho speso un casino, però odi. Allora, iniziamo con la maglietta dei Gorilla Biscuits. Scimmione con dietro un pattern di GB, è molto molto bella e tra l'altro richiama anche il banner che avevano loro durante il concerto. Secondo me maglietta strepitosa. Poi, visto che ero carico con Gorilla Biscuits, ho preso anche la felpa. Questa ragazza è veramente una chicca. Scimmione verde fluo sul davanti e due stampe in nero con la scritta GB. Poi stampa sulle maniche, che quest'anno va proprio un casino, con la scritta New York su una e hardcore sull'altra. Voto a questa felpa 10 su 10. Pezzo di merch perfetto, me la vedrete spesso spesso addosso.
Poi, questi non sono miei, ma ve li faccio vedere. Li ho presi per il mio amico Mike. E sono i calzini che ha fatto Stan Socks in collaborazione con H2O. La collaborazione è molto figa. Poi la realizzazione è un mimetico un po' strano. Sicuramente può piacere molto ai fan degli H2O. Li ho presi per il mio amico Mike. Però dai, volevo farveli vedere perché è una roba che secondo me nel giro di un po' di tempo andrà, diventerà da collezione. Poi l'unica cosa che costava poco degli H2O era una berrettina, me la sono comprata. Ne ho 2000 di Beanie, però dai, questa è carina. È H2O semplice. E poi siccome l'altro giorno stavo in fissa con gli Agnostic Front, volevo prendermi questa maglia già da tempo e così me la sono comprata. È veramente tamarra a 200 miliardi, però raga, avete capito che è in un periodo che mi piace essere tamarro e quindi me la sono accattata. E quindi ragazzi, un cazzo, questa è stata la mia esperienza al Persistent Tour. Mi è piaciuto parecchio, anche perché in quest'ultimo periodo sto ascoltando parecchio Hardcore Maraglio. È un peccato che non sia venuto in Italia, però diciamo che Monaco non è una meta così tanto lontana. 45 minuti di aereo e con un low cost vale 30 euro, quindi è stato uno spostamento piuttosto agevole. E quanto noi ragazzi ci becchiamo molto molto presto e dai prossimi video ci sarà qualche novità perché lo vedrete. Comunque è una roba bella, quindi ragazzi dai, ciao.